del green all'insegna del politicamente scorretto. Green, la nuova parola d'ordine, e subito tutti sull'attenti per non essere additati come negazionisti retrogradi complottari di fronte al nuovo che avanza. È da anni che ci addestrano. Prima è stato il buco dell'ozono, che non so quanto tempo ho passato con il naso per aria cercando di vederlo, immaginandomelo come una specie di cratere in mezzo al cielo, che poi mi è venuta spontanea qualche domanda. Ma se c'è questa sorta di foratura, dov'è la camera d'aria che contiene questo ozono? E dove se n'è andato? Qualcuno l'ha visto? Sarà mica in giro per lo spazio? Ma allora, se c'è questa separazione tra atmosfera e spazio, ci sarà mica un contenitore? Già, erano quesiti piuttosto elementari di una fantasia, la mia piuttosto fervida, ma vogliamo metterla a confronto con gli inventori di questo fantomatico buco dell'ozono? Ancora a cercarlo con lanternino, e chi si è visto, si è visto! Praticamente in contemporanea la gran cassa mediatica ci allertava sull'imminente scioglimento dei ghiacci e io, che di ghiaccio avevo visto solo quello del freezer di casa rigorosamente antidiluviano, altro che tecnologia no frost, mi limitavo a guardare il mio gelato sciogliersi col caldo e mi chiedevo se davvero qualche punta di iceberg che cadeva in mare potesse creare tutto il casino di cui andavano raccontando, vista l'immensità degli oceani e le risibili proporzioni in confronto dei ghiacci di cui si prospettava lo scioglimento. Mi suonava strano, come un artefatto. Ma ancora mi fidavo dei TG e diffidavo stupidamente della mia consapevole grassa ignoranza. Il tam tam continuava sulle note dello spreco idrico. Non c'è acqua in Africa, chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti. E io, ma come cazzo è che l'acqua del mio rubinetto arriva a Nairobi? Sarà mica un'unica condotta. Niente da fare, non ci arrivavo. Sapevo solo che la bolletta stava aumentando e che dare un'occhiata più attenta al rubinetto poteva evitarmi coccoloni al momento della visita del postino. Ma no, non bastava mica. Le varie associazioni ambientaliste cominciavano a fare la guerra al motoclub di fuoristrada perché venissero vietate anche le mulattiere più impervie, che mica si poteva disturbare il coleottero della valle di Vatte la Pesca che doveva figliare in pace, o il cervo del monte di Sticazzi che poi magari te lo ritrovavi sul menù del giorno. Ma questa è un'altra storia. I primi cartelli di divieto, i primi accessi interdetti, i primi discorsi sulla politicamente corretto che già mi facevano girare i cosiddetti, perché una pattuglia di enduro in giro per la montagna faceva un millesimo del casino di un jet militare a bassa quota e soprattutto non faceva un miliardesimo dei danni dovuti alla mancata manutenzione del territorio. Ma vabbè, che discorsi! La manutenzione costava, il divieto no, fa scena! E mica si può impedire ai militari di fare i loro giochi di guerra sui nostri cieli di colonia a USA. Non facevi in tempo a distogliere l'attenzione ed ecco che già nel 2005 un noto programma radiofonico nazionale lanciava Mi illumino di meno, una campagna finalizzata alla sensibilizzazione e al risparmio energetico. Interdetto guardavo il mio frigo messo in modalità eco perché sempre rigorosamente sguarnito e il timer sulla mezz'ora quotidiana del mio mini scaldabagno e mi chiedevo che cazzo dovessi risparmiare ancora sui consumi che già avevano dell'ascetico a causa del perenne vuoto pneumatico del mio portafoglio. Eppure erano solo i primi segnali di qualcosa che si sarebbe fatto enormemente più pervasivo. Quei geniacci della motorizzazione europea si inventarono normative anti-inquinamento che sembravano le pagelle delle mie superiori. Euro 1, 2, 3, in fila per 4 col resto di 2 e giù a non capirci più niente. Come faceva una vecchia utilitaria di 600-700 kg ad inquinare più di uno di quegli obrobri chiamati SUV che cominciavano ad apparire sulle strade? Come? Non si teneva conto del processo industriale di fabbricazione del futuro smaltimento, ma solo delle emissioni motore? Sì, e magari che queste fossero calcolate pure ad minchiam come i dati del consumo, ma non era venuto in mente a nessuno? Ma erano le domande logiche quando era evidente anche a un bambino che di logico ci fosse sempre meno. Il fatto era che si continuava a pensare a semplici logiche economiche dettate dal consumismo mentre gli intenti, si sarebbe scoperto più tardi, erano ben altri e non si limitavano all'esaurimento della psiche delle persone ma all'esaurimento letterale della popolazione. Così come nelle riviste sui motori e nei discorsi sull'ambiente, anche in politica si affacciava il concetto che bisognava inquinare di meno per gioire di più. Eravamo arrivati alla decrescita felice di grillina memoria. Men che non si dica,
comincia a parlarsi di contenimento dei consumi per uno stile di vita sostenibile e piano piano si fa strada una strategia che ha del magico. Paleoliche, pannelli solari, auto elettriche, ma da dove viene l'elettricità per alimentarle? Batteria di accumulo. Nessuno che si chieda con quale e quanta energia vengano prodotte queste meraviglie della scienza e soprattutto come vengono smaltite a fine ciclo. Niente, non una domanda sensata. L'imperativo è tale perché non ammette repliche e il pensiero unico del politicamente corretto annienta ogni possibilità di seria discussione sull'efficienza delle cosiddette rinnovabili. Ma è proprio questo il gioco del manovratore, metterti in un recinto e farti giocare al gioco che lui ha deciso seguendo peraltro le regole che lui ha arbitrariamente stabilito e quindi si sta sempre lì, sull'assunto dogmatico della finitezza delle risorse, perché l'energia libera di Tesla e il potenziale dell'etere, così come le inspiegabili continue scoperte di giacimenti petroliferi sempre nuovi o gli esperimenti del canadese John Hutchinson, priverebbero di fondamento gli obiettivi della famosa agenda. Agenda 2021, poi agenda 2030, ma sempre agenda che sa da fare e che non ci puoi mettere bocca, punto. Hanno deciso per te, perché ti vogliono bene e loro sono gli esperti mentre tu non sai niente, manco fossi un bambino. E quindi via libera al martellamento mediatico con finitezza delle risorse, picco del petrolio, scarsità dell'acqua nonostante lo scioglimento dei ghiacci e sempre più diffuse dichiarazioni su un problema di sovrappopolazione del pianeta. Sovrappopolazione? Eh no! Alt! Fermi tutti! Qui qualcosa non torna. Mi dicevo, qui in Italia non si fanno figli e neanche nel resto dell'Europa non mi sembra vada tanto meglio. Ma perché lo vengono a dire proprio a noi? Cosa ci dobbiamo fare? Preferiscono che si ammazzi i nostri vecchi o che ci si suicidi direttamente tanto per tagliare la testa al toro? Cominciavo ad incazzarmi perché dall'illogico mi sembrava che si stesse passando direttamente, neanche tanto velatamente, al criminale. Ma le arrabbiature, quelle belle soprattutto sane, spesso portano con loro una bella dose di lucidità. E allora l'unire i puntini comincia a delineare un quadro assolutamente coerente. Fin dagli esordi, il senso di allarme, il senso di colpa come strumenti di limitazione e controllo, l'ambiente come bene supremo, madre terra violata, e tu, proprio tu, per il solo fatto di esistere, dunque di consumare preziose risorse, il colpevole. Era tutto un trucco. Non c'era alcuna preoccupazione per la salute dell'ecosistema, non c'era alcuna preoccupazione per il destino delle generazioni future, non c'era nessun intento benevolo, no! Questi si stavano muovendo per legittimare una oppressione sempre più stringente. Questi volevano contenere il problema uomo. Questi volevano eliminare il fattore di inquinamento principale, guarda caso, sempre, invariabilmente, l'uomo. Malthus era un dilettante, altro che un maestro. È così che siamo arrivati a Greta, al fantomatico cambiamento climatico di origine antropica, perché ammettere che il clima fa un po' come cazzo gli pare fa poco fashion, all'emergenza idrica sia che diluvi sia che faccia secco, al controllo delle nascite tramite promozione di aborto e gender fluid, al green come valore universale da idolatrare e anteporre anche alla stessa vita umana. Farm to fork. Bella locuzione inglese, dalla fattoria alla tavola, per delineare un quadro di sistematica, scientifica distruzione di allevamenti e colture. Fit for 55, altra oscura locuzione, di pronuncia semplicemente ed immediatamente orecchiabile, che sta per drammatica riduzione di quelle emissioni che sono in realtà connaturate al ciclo vitale dell'essere umano. Decarbonizzazione, ovvero processo di progressiva eliminazione di quell'anidride carbonica che abbiamo imparato fin dalle elementari essere alla base del regno vegetale e che con esso si coniuga perfettamente, essendo il risultato di scarto per eccellenza della respirazione di ogni appartenente al regno animale. De, semplicemente de, come prefisso privativo, decarbonizzare, togliere, eliminare, far sparire il carbonio. E l'operazione più facile, inutile girarci intorno, è depopolare. Tramite sottile induzione di demotivazione, pervasiva pubblicità della decrescita, continua prospettazione di una imminente deelettrificazione e orchestrazione di una forzata deindustrializzazione.
Ed è solo una coincidenza se il De richiama vagamente Deutschland über alles, di matrice nazista, in cui affondano le radici di quella elite che, qualunque lingua parli, sta oggi portando avanti questo diabolico piano a detrimento dell'essenza stessa dell'umanità tutta. De suona quasi innocuo, perfino bene, finché ad essere deflorate non sono le tue terga. Non farti derubricare alla figura dell'inutile mangiatore di risorse. Non farti defenestrare da questo mondo. Non farti denegare il tuo diritto a rimanere sano, integro e puro. Sei qui, su questo pianeta, per un motivo. Per te c'è un piano che è sacro. Sta a te capirlo. Sta a te scoprirlo. Sta a te realizzarlo. Ma di certo non ti aiuterà in questo chi da decenni dice di preoccuparsi del tuo benessere facendo esattamente il contrario. Ti prego, caro amico che calchi con me il suolo di questo piano, non farti decerebrare. Non c'è niente di più nero di ogni cosa abbia in sé un qualcosa di green. La nona elica.